la Lobaznyuk, l'altra russa che non sembra comunque in grado di insidiare la prima posizione di Martina Bremini. Dopo la Lobaznyuk sarà la volta di Elena Olivetti, poi Martina Bremini e poi le due bielorusse, la Savko e la Yarganova. Da considerare che Martina Bremini è riuscita a consolidare il suo primato grazie proprio alla trave, dove ha ottenuto il punteggio migliore con 950. Finora davvero una grande prestazione quella di Martina Bremini. La punta si è avuta al volteggio 9,30, mentre il punteggio più basso, ma si fa per dire perché i valori sono stati sempre piuttosto limitati, alle parallele con 8,925, la Karzeva la migliore, 9,025. Noi continuiamo questa cronaca con il direttore tecnico della nazionale femminile Carmine Lupino. Mi sembra che Martina Bremini sia davvero in splendida forma, anche se le russe fino all'ultimo, e la Lobaznyuk lo dimostra, veramente possono rappresentare un'insidia. Beh, al corpo libero Martina ha un buonissimo esercizio, l'esecuzione della sua più vicina concorrente, avversaria, della Karzeva è stata abbastanza buona, non precisissima perché in alcuni momenti ha avuto degli sbilanciamenti, quindi Martina ha ancora un margine, voglio dire, di sicurezza che se dovesse succedere, auguriamoci di no, qualche piccola imperfezione, ancora comunque ha un margine di buon mezzo punto per poter contenere.